Signorina Volpi, le faremo sapere. Tutte le altre invece possono tornare domattina. Ho sostenuto questo stage presso il Ministero dello Sviluppo Economico a Roma, uno stage di 6 mesi. Dopodiché ho sostenuto uno stage a Viterbo presso la Confcommercio, anche questo è uno stage non retribuito, tanto per cambiare. Il problema è che se dopo 6 mesi di uno stage al Ministero poi si trovano altre offerte di stage è un po' imbarazzante come cosa, ecco. E di lavori gratis o quasi? Sì, pronto? Pronto, buongiorno, sono Vincenzo, chiamo dal servizio clienti Vodafone. Volevo illustrarle la nuova offerta di Aladino, il nuovo cordless. Senta, il proprietario di casa non c'è. Quando rientra? Pronto? Rientra tra un mese. Pronto, male. Pronto, mi sente? Mi sente? Pronto? Anzi, forse non torna più. A costo zero, con qualche rimborso chilometrico, insomma è una giungla che ha un solo scopo, avere a disposizione delle persone al minor costo possibile, chiaramente. Perché certo le pubbliche amministrazioni non navigano nell'oro e per di più non possono assumere. Le ho detto che non ho tempo da perdere. Buongiorno, chiamo dalla Tecla, potrei parlare con la signorina Volpi? Mi scusi, per conto di chi? Terra? Siamo dalla Tecla. Mi può ripetere per piacere? Abbiamo fissato un appuntamento domani mattina alle 9. Va bene, domattina alle 9 va benissimo. Devo portare qualcosa con me? No, non porti nulla con sé. Scriva l'indirizzo. Un attimo solo. Pronto? Allora, scusa. Pronto, pronto, mi sente? Allora, mi diceva? Via dei Ciliegi numero 16, interno 3. No. €1.258 è vero, ma per un progetto chiavi in mano, tutto incluso, sopralluoghi, autorizzazioni e piano di sicurezza. E l'architetto che si è aggiudicato il lavoro... Va bene, la ringrazio, ci vediamo domani. Arrivederci. Buona giornata.
Ma insomma, ma lei si rende conto che da quando sta lei in questo stabile non si capisce più niente? Guarda cosa mi ha combinato con la cicca di sigaretta. Ora le bollite del pane, ora l'acqua. Non si capisce più niente in questo stabile. E non mi dire che non sei stata tu, va bene? Come la dobbiamo mettere, signorina? Come la dobbiamo mettere? Non mi dice niente, non sa che dirmi. Lei si deve vergognare! Buongiorno, sono Silvia Volpi. Potrei parlare col dottor Cognetti? Grazie. Buongiorno, dottore, sono Silvia. Ho bisogno di parlare con lei urgentemente. È possibile incontrarci oggi? Dottore, domani non mi serve. Per favore, è possibile incontrarci? Sto davvero in confusione. Va bene. La ringrazio, dottore. Ci vediamo oggi alle 13. Grazie. Pronto, sir? Domani dalle 8 alle 10. Salve. Buongiorno, potrei parlare con il dottor Cognetti? Grazie. Dottore, c'è Silvia? Sì, la Volpi? Sì, falla passare. Avanti. Ciao Silvia, buongiorno. Dottore. Che è successo? Sono stata chiamata per un colloquio. Colloquio di lavoro? No, non è la prima volta che vieni chiamata per un colloquio. Come mai questa volta sei così sconvolta? Perché è domani. Domani? Proprio domani, non devo e non voglio sgarrare. Sono stanca di essere una fallita. Che vuol dire essere una fallita? È vero, hai fatto degli errori, sei caduta, hai sbagliato, ma ti sei anche rialzata. Vittoria! Vittoria! E adesso che cazzo vuoi? Ora ti ricordi di essere la sorella maggiore? Mi hai trascinato tu in questa merda. E che cosa mi ha insegnato? Questo mi ha insegnato. Non te ne frega un cazzo di mia brutta stronza. Sono i soldi che ti interessano, la famiglia di merda. E non sei tanto diversa da nostra madre. Vuoi sapere che fine hanno fatto i soldi? Perché non lo sai? Che vuoi che ti dica? Che li ho usati per comprarmi dei vestiti? Tu avresti fatto lo stesso, troia fallita. Perché anche queste sparisci. Silvia. Silvia. Scusi, scusi. Silvia, che succede? Stai con me. Dottore, una parola, io non ce la faccio. Vittoria. Silvia, continui a punirti. C'è bisogno che tu vada avanti, abbiamo lavorato tanto. Non lasciarti sfuggire questa possibilità. Un lavoro può aiutarti ancora, io credo in te. Lo sai che ce la puoi fare. Già. Thank you.
tipo questa. Muovi il polso. Questa è la 20. Sì, rangia. Suona per caso uno strumento? Suono la chitarra. Ah, anch'io. Arrivederci. Arrivederci. Buona fortuna. Buona giornata. Vedi. Tempo di una sigaretta e vado via. Ne accendo una anche per te. Quanto tempo è passato? Io cerco di cambiare. E intorno a me è sempre tutto uguale. O se cambia, magari sono io che non me ne accorgo. Se potessi tornare indietro, sai quante cose non farei. Non dirmi che tu faresti lo stesso, perché non ci credo. E poi, sorellina mia, oggi ho fatto pure un colloquio, portami fortuna. Ti ho portato un regalo. Sai già qual è. Buon compleanno, Vittoria. Buongiorno, chiamo dalla Tecla. La informo che può iniziare da domani. Arrivederci.